Buonasera e ben arrivati a Sportissimo, puntata numero 2 del Focus che settimanalmente Fano TV ha deciso di dedicare allo sport del territorio. Apriamo questa trasmissione con il calcio, praticamente all'indomani della seconda vittoria consecutiva dell'Alma, che sembra uscita dal periodo nero dopo l'impresa di Pineto. Il Bis è arrivato in casa contro il Tolentino in una partita forse più delicata della precedente, visto che si trattava di confrontarsi con l'ultima in classifica e i precedenti recenti, spesso in particolare al Mancini, avevano fatto emergere più di qualche difficoltà a misurarsi con le ultime della classe. Della partita con il Tolentino e anche in generale del campionato parleremo con il capitano e centravanti dell'Alma Juventus Fano, Antonio Broso, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Mentre affronteremo un discorso più ampio relativo alla gestione societaria e in particolare all'impulso che l'attuale proprietà intende dare e sta dando al settore giovanile, con il presidente del settore giovanile dell'Alma Juventus Fano, Franco Pantaleoni. Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti e benvenuto. Partiamo allora con Broso, che è stato protagonista in senso lato dell'ultima gara, quella disputata al Mancini contro il Tolentino, partita chiaramente molto condizionata, in questo senso chiedo il conforto delle immagini, dalle condizioni climatiche e da quelle del rettangolo di gioco, perché si è praticamente battagliato sul fango e in partite di questo genere bisogna prima di tutto adeguarsi e poi cercare l'episodio che può far svoltare. È stato così? Sì, dici benissimo. In queste partite vanno giocate più di sciabola che di fioretto, come si suol dire. Il terreno di gioco ha condizionato la gara e nel frattempo stiamo vedendo in particolare l'episodio che avrebbe potuto dare una svolta molto prima alla partita, il tuo gol annullato dopo una manciata di minuti che le immagini, per quanto la telecamera non sia in linea, fanno presupporre fosse regolare. Sì, diciamo che dal campo mi sono reso subito conto che il gol era buono, poi le immagini lo confermano ampiamente. Però come noi sbagliamo dei gol può sbagliare anche la terna arbitrale, chiaramente è stato un errore. Fortunatamente siamo stati bravi a sfruttare l'episodio che ci è capitato e siamo riusciti a portarla a casa, quella che era una partita fondamentale, perché senza la vittoria domenica scorsa a Pineto avrebbe avuto poco senso. Credo che anche in una partita come quella con il Tolentino, in cui tra l'altro avete corso dei rischi, in particolare all'inizio ripresa, perché il Tolentino ha giocato una partita gagliarda e credo abbia dimostrato di non meritare l'ultimo posto in classifica, la squadra ha fatto vedere un ritrovato spirito, un senso di unità, anche uno spirito di collaborazione in campo che probabilmente ha fatto la differenza e ha fatto superare anche i momenti di difficoltà che la partita ha presentato. Giocare contro chi deve salvarsi molte volte è più difficile che giocare con chi occupa posizioni di classifica più alte, soprattutto nel girone di ritorno, perché i punti pesano, valgono il doppio. E affrontare il Tolentino sotto quell'aspetto è stato molto più difficile che affrontare il Pineto. Il Tolentino ha fatto una partita gagliarda, non ha mollato niente, siamo stati bravi noi a sfruttare l'episodio, ma questa, come dico sempre, quest'anno è la vittoria del gruppo. Noi siamo un grande gruppo che non può prescindere dall'atteggiamento e dall'unità di squadra che abbiamo. Domenica l'hanno dimostrato soprattutto chi è entrato a partita in corso, che secondo me è stato decisivo più di chi ha iniziato la partita. Questa deve essere la nostra forza e l'abbiamo dimostrato, che possiamo giocarcela con tutti. Adesso un po' tutti si chiedono se questo periodo buio che avete attraversato, 6 sconfitte in 9 partite, dopo quella partenza decisamente convincente, possa essere davvero alle spalle. Ah, sicuramente sta a noi dimostrarlo in queste partite che verranno. A domenica già andiamo ad affrontare una squadra fuori casa molto forte, in un campo difficile dove parliamo poche squadre, del Trastevere, che è una delle squadre costruite per primeggiare. Sì, dove giocheranno su un campo con fondo sintetico, piccolo, quindi sappiamo già che ci aspetta una partita difficile, però con l'atteggiamento giusto, con lo spirito e con il fatto che si siano ritrovati quelli di come dicevi tu dell'inizio, che eravamo partiti molto forte, secondo me possiamo giocarcela veramente con tutti. Ecco qua l'episodio chiave: sfrutti un'incertezza di Stefani,
ti impossessi della palla, superi il portiere, poi Nagy in recupero, ti tocca abbastanza evidentemente, rigore, secondo cartellino, Tolentino in 10, partita indirizzata. Sì, quando è partita la palla di Roberti avevo subito capito che il loro difensore l'aveva letta male, che col campo la palla sarebbe schizzata e quindi mi sono concentrato subito per poter andare a calciare in porta. Poi mi sono trovato il portiere davanti e allora ho provato a dribblarlo e mentre stavo per calciare sono stato travolto da Nagy e allora poi l'arbitro ha fischiato rigore. Episodio da lettura piuttosto agevole, subito dopo, tra l'altro, è arrivato il raddoppio dopo che il Tolentino era stato ridotto in 9 e dunque la partita non ha avuto più molta storia. Torniamo a questo momento estremamente negativo che l'Alma ha vissuto, diciamo, a partire da novembre e fino alla fine dell'anno. Tu l'hai vissuto in parte da dentro e poi purtroppo in parte da fuori per via dell'infortunio. Cosa è successo veramente? Davvero queste assenze che si sono accavallate, prima l'infortunio di Padovani che purtroppo l'ha tolto di scena praticamente fino alla fine della stagione, poi quello di Capezzani, infine il tuo, hanno avuto questo impatto, soprattutto hanno costretto magari a rivedere anche l'assetto di squadra e non è semplice adeguarsi appunto alla bisogna che viene determinata appunto da questi eventi che purtroppo in un campionato peraltro ci stanno. Sì, in effetti, come dici tu giustamente, in un campionato i periodi di down capitano. Purtroppo per noi è durato più di un piccolo periodo. Chiaramente quando ti mancano dei giocatori importanti, ma non importanti soprattutto anche per carta d'identità, noi siamo una squadra tutto sommato giovane. E quindi quando viene a mancare comunque una stessa partita, come dici Padovani, comunque mancavo io, Capezzani. E non sottovalutiamo anche la rinuncia a Mancini, che come noto è sul mercato perché ha tirato diversi interessamenti, ne parleremo tra poco con Pantaleoni, ha costretto anche in chiave under a ridistribuire i giovani sul campo e a creare comunque un nuovo assetto. Sì, perché poi giustamente gli under vanno incastrati e quindi magari per sostituire Mancini. E dovevi cambiare anche modo di giocare perché il 2005, un altro 2005 difensore centrale non ce l'avevi. Adesso è venuto fuori Roberti che lavora da questo ritiro con noi, che è un prodotto del settore giovanile che quest'anno ci ha offerto tanti ragazzi del territorio, ma soprattutto che crescono nel settore giovanile che si stanno sicuramente facendo apprezzare. Insomma, una serie di sconvolgimenti che hanno probabilmente minato anche la credibilità tecnica di questa squadra in quel momento lì e poi tutto è venuto forse di conseguenza perché diminuisce l'autostima, diminuisce l'entusiasmo e tutto si fa più difficile. Sì, purtroppo noi siamo spesso giudicati dai risultati, come giusto che sia, perché se fai bene vieni giustamente elogiato, quando fai male vieni messo in discussione. Quindi quello che hai fatto poi non conta più, ma devi sempre dimostrare quanto vali. Grazie al gruppo e anche ai nuovi arrivati che ci hanno dato sicuramente una Si grossa trattava mano. infatti anche di integrare giocatori che per questa categoria sono di indubbio valore come Urbinati in appello e metterli nelle condizioni di rendere. Perfetto, sì, sono arrivati due giocatori importanti che hanno fatto categorie importanti, anche lo stesso Cecconi, che è un giocatore che viene dalla C, ma veniva comunque da un infortunio, un appello nell'ultimo periodo, non aveva era fuori da un mese, e anche Urbinati doveva entrare appieno nel nostro gruppo, quindi però sono giocatori che sicuramente ci hanno dato una grossa mano e che ci daranno una grossa mano nel proseguo del campionato, però questa squadra è venuta fuori dal periodo di down, grazie al gruppo, grazie all'unione che c'è tra di noi e all'unità di intenti con lo staff e con la società, perché anche chi lavora dietro le quinte per noi è molto fondamentale. Spesso non si vedono, ma vanno elogiati perché fanno un lavoro veramente importante. Diamo uno sguardo anche ai risultati dell'ultima giornata in cui spicca il ritorno al successo del Pineto che si è distratto praticamente solo con l'Alma quest'anno. Continua a inanellare vittorie, l'ultima ottenuta sul campo non semplicissimo del Matese. Dietro la Vigor Senigallia si sta concedendo ora qualche piccola pausa.
Pinetto, che ti sembra, e vedremo tra poco anche la classifica, aver ipotecato la promozione? Al Pineto vanno fatti solo i complimenti, perché se andiamo a guardare tutti gli altri gironi, la prima in classifica si aggira sempre intorno ai 35 punti, il Pineto è a 46, quindi vanno fatti i complimenti perché stanno facendo un campionato fuori dal normale. E quindi anche il campionato di Trastevere, Senigallia, Cinzia Albalonga, comunque che è una squadra costruita per fare campionato di vertice, viene spesso sminuito, ma molto questo perché il Pineto sta facendo va troppo forte, quindi vanno fatti i complimenti, e su questo siamo orgogliosi perché noi li abbiamo battuti due volte meritatamente. E questo alimenta un po' di rammarico oppure no? Un po' sì, dai, perché senza tutte le componenti che ci hanno condizionato, chissà magari che campionato avremmo potuto fare. E questi 29 punti che l'Alma appunto esprime al momento ti ripagano, tutto sommato rendono l'idea di quanto il Fano è riuscito a combinare in queste prime 19 giornate, mi pare. Inizialmente diciamo che il nostro obiettivo non era chiaramente quello di andare a vincere il campionato, però dentro di noi coltivavamo sempre un sogno che era quello di avvicinare il più possibile gente allo stadio, soprattutto dopo la passata stagione, dopo gli ultimi anni che ha vissuto questa tifoseria. C'eravamo riusciti in parte perché abbiamo portato un grosso seguito a Senigallia, e se magari lì fosse arrivato un risultato positivo, la nostra stagione e il seguito di pubblico magari sarebbe stata diversa. Però siamo in una posizione dove non stiamo... Avete ripreso un po' di margine, sì, rispetto alla zona pericolosa. E quindi, e ovviamente però a questo punto bisogna insistere, sì, perché sì, il campionato ecco, non è finito, insomma. Bisogna sicuramente insistere, secondo me col giusto piglio, il giusto atteggiamento e la nostra applicazione potremmo fare un grosso girone di ritorno e aumentare ancora l'entusiasmo in città. A livello personale, qual è la valutazione sulla tua stagione condizionata da qualche stop sempre antipatico? Oltretutto è la tua seconda annata a Fano, questo presuppone che tu a Fano comunque ti sia trovato bene. Sì, sì, il primo a non essere felice della mia esperienza a Fano dell'anno scorso ero proprio io, cioè stavo male sia per quanto riguarda la mia stagione personale, sia quella della squadra, perché comunque ci siamo salvati all'ultimo secondo della stagione e ho fatto solo due gol. Però nonostante questo a Fano sia io che la mia famiglia stiamo bene, e ho sempre sentito l'affetto della gente, di chi lavora intorno alla società, e avere questa fiducia per me è stata importante. Poi quest'anno devo ringraziare chiaramente il mister, soprattutto perché mi ha dato una fiducia incondizionata, e i miei compagni di squadra che comunque mi mettono in condizione di far bene, perché chiaramente se ho fatto quei 7 gol in 12 partite, il merito non è solo mio ma di tutta la squadra, comunque ti mette in condizione di poter far bene. Una squadra in cui hai già fatto cenno, vengono ormai sistematicamente promossi elementi del vivaio, e a questo riguardo tiro in ballo appunto Pantaleoni, perché uno degli input che questa proprietà si è data è quella di promuovere appunto in prima squadra i propri giocatori, rinunciando se possibile a prelevarli da altre società. In questo senso siete soddisfatti di quello che è stato il lavoro condotto fino ad ora, del fatto che Mancini sia diventato 2005 titolare di questa squadra e abbia appunto catturato l'interesse di società importanti? Ora viene promosso un altro 2005 nell'11 titolare che è Roberti, ma ci sono anche altri giocatori, a partire da Serges che era già stato inserito l'anno scorso. Ma allora, io credo che nulla avviene per caso. Quel presidente Russo, quando a febbraio sono stato chiamato a far parte del comitato esecutivo, avevamo subito concordato che avremmo dovuto valorizzare il nostro settore giovanile e soprattutto sia quindi i nostri ragazzi e soprattutto i ragazzi del territorio.
Devo dire che su questo argomento ci siamo trovati subito d'accordo con il Presidente e abbiamo subito iniziato a lavorare. Abbiamo continuato, se vi ricordate, abbiamo portato circa dai 20 ai 24 ragazzi a Frontoni al ritiro con la prima squadra, e tutti i ragazzi della nostra juniores nazionale, che aveva fatto bene l'anno scorso, aveva comunque finito il campionato. E che continua a comportarsi bene anche quest'anno. Esatto, quindi poi anche quest'anno giustamente sta facendo molto bene, tant'è vero è seconda in classifica, ma solo perché c'è una partita in meno, perché vincendo la partita diciamo tranquillamente siamo primi. Così come gli allievi pure, anche gli allievi che fanno il campionato regionale, comunque in questo momento sono anche loro secondo, ma con una partita in meno. Vincendo la partita anche loro saranno primi. E poi comunque anche tutte le altre squadre si stanno comportando bene, però è chiaro che i risultati sono più importanti quando si inizia a parlare di allievi e junior nazionale. Per le altre squadre, perché noi facciamo scuola calcio comunque, la vogliamo fare bene, abbiamo investito sugli allenatori, abbiamo quest'anno rispetto all'anno scorso cercato di anticipare un po' tutta l'organizzazione, tant'è vero noi per cercare di avere allenatori bravi avevamo fatto anche una promozione per far iscrivere i ragazzi entro il 20 di agosto, in modo che potevamo scegliere gli allenatori, perché poi uno non è che può prendere gli impegni con gli allenatori se non sa quanti iscritti poi ha, e di conseguenza credo che ci siamo mossi su tutti i fronti per cercare di migliorare l'organizzazione, che l'anno scorso, l'anno precedente, era un po' mancata per effetto del fatto che Mario Russo ha comprato il Fano e poi diciamo successivamente ha comprato... C'è stato bisogno di un periodo di assestamento. Di assestamento, e quindi l'organizzazione per il settore giovanile, scuola calcio, è partita un po' tardi. Quest'anno abbiamo cercato di anticipare i tempi muovendoci su tutti i fronti. Quanto è importante per un ragazzo fargli capire che se lavora duro e se ha le qualità può arrivare in prima squadra? Allora, questo sicuramente è molto importante, e dobbiamo però anche noi aiutarlo a convincerlo di andare avanti su questa strada. Cioè, devono capire i ragazzi che sì, se si va direttamente in Serie C, in Lega Pro, va bene, ma secondo me conviene partire da noi, fare tutta la trafila del nostro settore giovanile, per poi magari arrivare anche a fare la junior nazionale e automaticamente essere un titolare diciamo della prima squadra. Abbiamo visto giustamente Mancini, no? Che non ha avuto bisogno di rimanere o di andare a Cesena o in Lega Pro, è stato sufficiente fare il titolare all'Alma Juventus Fano come under, e abbiamo visto che diverse squadre lo vogliono, no? Quindi secondo me è importante l'Alma Juventus Fano, è importante che i ragazzi credano nell'Alma Juventus Fano prima ancora di pensare o di sognare diciamo obiettivi magari più belli. Perché credo tra i vostri obiettivi anche quello di creare un rapporto costruttivo con le altre società del territorio. Ah, guardi, rispondo subito a questa domanda, anzi la ringrazio per questa domanda. Quando, ripeto, a febbraio ho avuto l'incarico di seguire il settore giovanile, quindi la scuola calcio, la prima cosa che io ho fatto è stata quella di incontrare tutte le scuole calcio. Qual è stata la nostra proposta, chiaramente insieme al presidente Mario Russo? La proposta era, noi non facciamo scuola calcio, vorremmo che le scuole calcio ti danno i ragazzi migliori, in modo che anche loro si sentono integrati nell'Alma Juventus Fano, in modo da fare diciamo, la filiera che serve per essere diciamo, scuola calcio, per poter partecipare, visto che siamo in un campionato diciamo, dilettantistico, per poter partecipare ai campionati regionali. Quindi la richiesta era, si dati i ragazzi migliori e noi non facciamo scuola calcio. Questo che significava? Significava che tutte le scuole calcio di Fano, ma tutta Fano, tutto il territorio, come dire, si sentiva integrati, no, con l'Alma Juventus Fano. Questa proposta è stata recepita? Questa proposta purtroppo non è stata accettata dalle scuole calcio, ma diciamo le motivazioni maggiori sono state, uno, fate gli stessi campionati nostri, quindi comunque l'Alma Juventus Fano rimanendo in Serie D, a parte la juniore nazionale, gli altri sono gli stessi campionati. E l'altro, diciamo, come dire, l'altra motivazione che ci è stata data era quella del non avete gli impianti adatti a fare una scuola calcio. E qui scendiamo appunto all'altro tema, l'ultimo che potremmo affrontare visto lo spazio,
L'impiantistica, ovviamente specie in questi periodi, specie con questi eventi meteo, siete in grande difficoltà, come tutti. Credo che una chiave importante sia relativa a questo progetto che avete imbastito per il campo dei militari, dove ricavare un campo in sintetico con uno in erba artificiale che costituirebbe anche una valvola di sfogo in certi periodi per la prima squadra. Ma sì, infatti per avere un settore giovanile importante credo che servono tre cose importanti, no? Il numero dei ragazzi, la qualità degli allenatori e sicuramente gli impianti. Quindi, ripeto, a febbraio, sempre a febbraio, insomma, questo febbraio è fatidico. Cosa da fare, ormai è febbraio fatidico perché è l'inizio della mia attività con l'Alma Juventus Fano. Ripeto, io vengo dall'arcobaleno, una scuola calcio, è 20 anni che faccio questa, diciamo, questa... Nel frattempo, tra l'altro, ammiriamo Broso nelle vesti di cameriere alla cena grassa che è stata organizzata la settimana scorsa. Come ti sei, tu la sei sbrigata? È stata una bella manifestazione, dai, era una cena benefica per un'associazione. Va bene, perché avevi un trascorso. Un po' un trascorso, perché la mia ragazza giù a Tropea hanno un ristorante, quindi d'estate mi metto a dare una mano quando c'è bisogno. Torniamo e concludiamo con il progetto per il campo dei militari. Sì, quindi ripeto, ci siamo guardati intorno sempre all'inizio della stagione a vedere di migliorare l'impiantistica. Devo dire che il presidente Mario Russo ci crede molto sul migliorare l'impiantistica, ha deciso di investire e chiaramente abbiamo bisogno anche dell'apporto del contributo del comune e stiamo lavorando insieme per portare velocemente a termine questo progetto dei militari con questo, come ha detto lei, un campo sintetico, un campo in erba, oltre il campo di calciotto a Centinarola, che anche per quello lì è stato fatto un progetto. Benissimo, il tempo a nostra disposizione per il momento si è esaurito. Ringraziamo Antonio Broso, capitano e centravanti dell'Alma Juventus Fano. Grazie a voi. Anche a Franco Pantaleoni, responsabile del settore giovanile del Club Granata. Noi ci rivediamo tra qualche attimo. Ancora calcio, scendiamo di un gradino, campionato di eccellenza e nostri ospiti. L'allenatore dell'Urbino, Antonio Ceccarini, buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. E il capitano dell'Urbino, Daniele Dallabona, benvenuto. Buonasera a tutti. Urbino che si sta distinguendo in questo campionato di eccellenza, un rendimento forse anche al di sopra delle aspettative, lo chiedo a Ceccarini. Ma inizialmente sì, però poi vedendo poi il percorso che abbiamo fatto abbiamo dimostrato di essere una squadra, una buona squadra fatta di buoni giocatori e per cui fino adesso siamo più che contenti di quello che abbiamo fatto e credo che sia giusto la nostra posizione nella classifica. Un Urbino che è reduce da un rinvio dettato ovviamente dalle condizioni. Meteo, quanto infastidisce il fatto di non dover giocare la domenica, quindi di rompere un certo ritmo e di dover poi recuperare la partita prevedibilmente a metà settimana? No, è chiaro che io ero più contento di giocare perché venivamo poi da una sconfitta anche non meritatissima e quindi avere la possibilità di rifarsi subito in casa Era importante, però già sabato sono andato su a vedere le condizioni del campo, sarebbe stata una partita difficilissima in un campo in poggio. Già il nostro campo è difficile di per sé quando è a posto, figurati se in quella situazione climatica sarebbe stata veramente difficile. Invito la regia a proporre la schermata dei risultati dell'ultimo turno, in cui figura appunto il rinvio della sfida interna con il Chiesa Nuova, giornata caratterizzata dal nuovo successo dell'Atletico Ascoli che sta dettando il ritmo in questa stagione, diversi pareggi, c'è il colpo del Castelfidardo sul campo del Val di Chienti, l'Azzurra Colli che vi ha dato un paio di dispiaceri, si è ripetuta con la Jesina, diciamo dell'Azzurra Colli, tre sole sconfitte per l'Urbino in questo campionato, due contro l'Azzurra Colli. Ma glielo ho detto ai ragazzi, praticamente questi qui se ci incontrano 20 volte ci fregano sempre perché hanno questo modo di giocare, stanno lì, stanno compatti, non badano
vadano a poche, non creano chissà che cosa, però hanno due o tre giocatori di grande spessore, di grande valore, che anche in casa ci hanno messo in difficoltà, perché le giocate di tre giocate di un giocatore di Petrucci, che è un giocatore che per sta categoria è un giocatore importante, ci hanno creato dei problemi, ci hanno fatto perdere la partita. Il dato di aver perso soltanto tre partite, di cui due appunto con l'Azzurra Colli, credo voglia dire qualcosa. Sì, vuole dire solidità, vuole dire un gruppo importante, un gruppo sano, fatto da ragazzi un po' più grandi e tanti altri giovani, che però ha un'idea, un'identità, cerca di esprimere un calcio anche piacevole, per cui speriamo di ripetere il girone di ritorno, che sarà più difficile, perché tanto è sempre stato così, anche perché molte squadre sono rinforzate e hanno cambiato parecchio, però se guardi già i risultati, i pareggi cominciano a essere, cercare un punto diventa una situazione importante, speriamo noi di ripetere quello che abbiamo fatto di positivo nel girone d'andata. Analizziamo anche la classifica, dove la posizione dell'Urbino, tenuto conto che c'è una partita da recuperare, è decisamente lusinghiera. Al di là di questo Atletico Ascoli, un certo equilibrio alle spalle, cosa di più questo Atletico Ascoli? Beh, l'Atletico Ascoli comunque è una società che ha investito tanto, ha dei giocatori veramente importanti che in questa categoria fanno la differenza, e a partire da Minozzi, un attaccante che capocannoniere che poi in Serie D ha sempre fatto i gol, no? E ha qualcosina di più degli altri, però io vedo anche altre squadre che possono dire la loro, dire abbondantemente la loro, sì. Credo lusingato della qualifica di ragazzo, Daniele Dallabona, che si avvicina progressivamente a quota 40, mi pare. Sì, ad agosto. E allora la prima domanda, al di là di questa esperienza di Urbino, di cui tratteremo tra poco, cosa spinge uno a quest'età a continuare ogni giorno, perché si tratta di un impegno quotidiano, a indossare gli scarpini e a darsi da fare su un campo di gioco dopo aver collezionato migliaia di partite, no, centinaia sicuro. Siamo sulle 500 sicuramente. E in categorie anche decisamente più nobili. Ma c'è una parola sola, che è la passione. Cioè, a me questo sport, faccio questo da che sono bambino, come tutti, diciamo, i ragazzini appassionati. Lo faccio ancora oggi, io penso di farlo in un modo... lo sport, il calcio è una grossa passione, è un gioco, e la parte di divertimento, di trasporto, di questo tipo di trasporto, deve rimanere. Io credo di... con ragazzi adesso... ogni mese che passa sono sempre più giovani ragazzi, la distanza della mia età da loro è sempre più ampia, però riuscire a trovare una connessione anche con i 2004 come Esposito, Cenerini, eccetera, è la cosa che mi piace, ti fa rimanere giovane come mentalità, e sempre di più negli anni questo ruolo di far crescere questi giovani, riuscire a dare qualcosa, vedere che loro ti ascoltano, essere una persona quanto più possibile seria nell'insegnare qualcosa, è ciò che mi sta spingendo a continuare, assieme a una condizione fisica che comunque mi ha sostenuto, quindi è una fortuna anche. In questo senso hai un partner che è Riccardo Innocenti, che di anni ne ha forse anche qualcuno in più, lui una sorta di Highlander del nostro calcio, che continua a dire appunto la sua anche in questa categoria, comunque impegnativa. E come? Cioè, parlare di un ragazzo, di un uomo di 47-48 anni come lui, non l'avrei mai detto io, che sono stato molto contento quando è arrivato a darci una mano uno di un'età così, così grande. Anche lui ha quelle caratteristiche, che è il sapersi connettere con persone più giovani e la grossa passione che lo fa essere a questi livelli ancora adesso. In questo rapporto con ragazzi che potrebbero essere teoricamente tuoi figli, cosa fai valere di più? La personalità, la severità, oppure preferisci un rapporto più umano, più accondiscendente? No, personalmente credo che uno debba essere quello che è. Io non sono un leader, può dirlo il mister, cioè alzo la voce se c'è da alzarla, ma è raro. Sono uno più che magari basta uno sguardo,
cioè, necessito il rispetto, ma una volta che c'è quello io vado molto incontro e sono più per il dialogo, per diciamo richiami razionali e non sbraitate o far valere la mia posizione o la mia carriera, eccetera. Sono più tranquillo, ma questo fa parte di, del tuo modo d'essere di ognuno. Il tuo modo di essere. Come descriveresti questo Urbino? Questo Urbino, guarda, io ricalco quello che ha detto il mister, io aggiungo che secondo me tra le zone alte io non mi stupirei di vederci se continuiamo la crescita e rispettiamo quello che io intravedo in questa squadra, di essere lassù, se l'Atletico Ascoli perdesse qualche punto e noi riuscissimo a rispettare queste cose, di fare un campionato a essere molto in alto, perché ci sono caratteristiche in questa squadra che sono abbastanza uniche. Cioè, non pensavo che in eccellenza si riuscisse a, e noi tante partite le abbiamo fatte, a giocare a calcio, cioè a tecnicamente cercare di giocare a calcio, partite tecnicamente valide e ragazzi che onestamente, io ho esperienza, posso permettermi di dirlo, meriterebbero e non ci sarebbe niente di male se fossero in categorie superiori, dico in Serie D, alcuni anche in Serie C. A supporto di questa tua considerazione un elemento, la continuità nell'inanellare i risultati, che è una delle prerogative di chi vuole arrivare lontano. Sì, esattamente, come hai detto tu prima, abbiamo perso con l'Azzurra Colle due volte, che è la seconda giornata di andata, l'ultima giornata di andata con l'Atletico Ascoli, purtroppo lo scontro diretto l'abbiamo perso, poi di nuovo adesso con l'Azzurra Colli, però tutto il resto forse abbiamo fatto qualche pareggio di troppo, magari qualche gol in meno di quello che possiamo fare, però anche lì abbiamo ragazzi che fino adesso magari non hanno ancora espresso il loro potenziale, ed è quello di cui parlo, che se riuscissimo a esprimerlo, a far trovare a questi ragazzi qualche rete, quindi creare le condizioni per fargli fare qualche gol in più, potremmo crescere ancora di più. Tra gli elementi distintivi di questo Urbino, un portiere, Fiorelli, che si diverte da sempre a battere i calci di rigore. Ora tu, non so se nella tua lunga esperienza avevi già incontrato un portiere che si prestava a questo tipo di esecuzioni, ma come l'hai interpretata una volta che hai conosciuto Fiorelli? Ma guarda, tanti portieri ho avuto che volevano calciarli, ma non era il caso. Non era il caso, e poi c'è sempre la condizione, che lo vedo anche il mister, magari non lo dice, però l'ansia ce l'ha, che rigore sbagliato poi la porta è vuota, quella è la cosa principale, però diciamo che è abbastanza affidabile. Poi, sì, direi che è affidabile. È molto affidabile, ha dei piedi da trequartista, quindi... E quindi si va abbastanza sul sicuro. Torniamo a Ceccarini, che ha una lunga esperienza che gli permette anche di collocare questa edizione del campionato di eccellenza nel contesto delle altre edizioni del campionato di eccellenza. È un campionato che ha avuto un suo sviluppo, che ha trovato una dimensione diversa negli anni, che qualitativamente, come diceva prima Dalla Bona, ha fatto progressi? Sì, ha fatto dei grossi progressi, anche perché secondo me è cresciuta anche la qualità, anche molti allenatori cercano di esprimere dei concetti, esprimere anche delle situazioni di gioco che prima non si vedevano. Devo dire che ci sono anche giocatori, uno di questi è Daniele, che rendono questo campionato più importante. C'è una decina di giocatori che sono scesi e hanno delle qualità per cui danno onore a questo campionato. Io sono tanti anni che lo faccio, per cui vedo che anche molti ragazzi cominciano a giocare, molte società cominciano a credere anche nei ragazzi, a farli giocare, e questa è una situazione importante, perché senza i ragazzi, dopo società che non hanno grandi budget devono trovare una risorsa in maniera differente. Che società avete alle spalle e cosa vi ha chiesto la società per questo campionato? Secondo me abbiamo una società che può diventare una società importante nel nostro territorio. È composta di... sono giovani, hanno voglia, hanno vari interessi, siamo stati abili nel costruire una squadra, secondo me, cercando di mettere ognuno nel suo posto. Chiaro, abbiamo preso giocatori importanti, abbiamo tanti ragazzi che, come dice Daniele,
se qualcuno di questi esplodesse e ci facesse qualche golletto di più, molto probabilmente la classifica la potremmo vedere in maniera differente. Però la società, secondo me, se riescono a rimanere concentrati, è una società composta dai ragazzi che hanno delle possibilità di creare nella nostra zona un bel polo. La gente di Urbino vi segue? Molto. Ti dirò che rispetto agli anni passati abbiamo portato al campo, nella finale, abbiamo fatto la finale di... E a questo riguardo invito la regia a far vedere qualche scampolo di quella sfortunata gara con il Valdichienti. Comunque sfortunata dal punto di vista del risultato, perché ce la siamo giocata alla pari con gli avversari e abbiamo portato, se non mi sbaglio, 300 o 400 persone di Urbino, che per le realtà come le nostre sono tante, considerato che delle volte non c'era quasi nessuno allo stadio, siamo riusciti a portare entusiasmo, che era un pezzo che non c'era. E comunque sul Valdichienti vi siete presi immediatamente la rivincita. Sì, siamo presi la rivincita. Forse sarebbe stato preferibile vincere una finale e poi proseguire questo cammino che avrebbe vissuto di altre importanti tappe, però insomma, era meglio vincerle tutte e due. Forse era meglio su questo ci sono pochi dubbi. Proviamo a sfogliare con tutti e due l'album dei ricordi. Quello di Dalla Bona è particolarmente ricco di immagini. Se dovessi estrapolarne due o tre della tua carriera, quale ti porteresti dietro? Ah, vabbè, ce n'ho tantissime, però sicuramente diciamo l'anno, il primo anno di Cittadella in cui ho raggiunto la Serie B, cioè, Cittadella era in Serie B, sono stato preso da una società di Serie B, ero la Pro Patria in C1 l'anno prima e poi senza grosse aspettative, perché partiti per salvarci siamo arrivati a fare i playoff, che erano non come adesso a 8-10 squadre, quello che è, erano... Siamo arrivati quinti o sesti, insomma, e abbiamo perso la semifinale poi col Brescia, quindi arrivare quasi in A, cioè a poche giornate alla fine, con essere il Cittadella, essere vicini alla Serie A è stato forse uno dei momenti più alti della mia carriera, come poi lo è stato essere acquistato dal Modena e aver disputato 3 stagioni lì, quindi diciamo la Serie B come categoria è assaporare quasi... diciamo il bagnasciuga della Serie A, perché poi anche col Modena abbiamo fatto un playoff, quello è stato assieme all'esordio in Serie C col mio Varese, che sono di Varese, buttato dentro a un quarto d'ora alla fine, partita ancora viva, io ero nella Beretti aggregato alla prima squadra, c'era Mario Beretta allora che mi ha fatto esordire un po' a sorpresa, perché 1-0 col Monza. Insomma, sono stato buttato dentro. Per cui ci sono dei flash, insomma, che mi porto dietro. E invece Ceccarini dovesse estrapolare le due o tre cose della sua carriera nelle quali essere orgoglioso? Beh, le varie salvezze in varie squadre, da Urbania allo stesso Urbino, la vittoria del campionato a Roseto degli Abruzzi è stata un'impresa, poi all'ultima giornata, all'ultimo minuto, quindi è stato un ricordo importante, però sono contento di quello che ho fatto, quindi poi sai, dunque ho smesso di giocare a 29 anni, ho cominciato a allenare, quindi ne avrei di ricordi tantissimi. E probabilmente ne possiamo aggiungere altri, facciamo ancora in tempo, magari proprio con l'Urbino. Magari sarebbe una situazione piacevole. Ceccarini è espressione calcistica di questo territorio, Daniele Dalla Bona ha ricordato di essere di Varese, però è trapiantato dalle nostre parti. Sì. Ci si trova? No, benissimo. Io ho scelto, gli ultimi anni, beh neanche gli ultimi, perché poi ne ho, 5 anni fa, ero a Sant'Arcangelo di Romagna, nel Sant'Arcangelo in Serie C ancora, e abitando lì, abitavo a Rimini, nella zona insomma più verso il mare, però ho cominciato a guardare assieme alla mia compagna l'entroterra romagnolo, marchigiano, abbiamo preso, per farla breve, perché poi viene a farla breve, un casolare, diciamo, in cui apriremo un B&B molto presto, peraltro, e abbiamo deciso di spostarci qua, insomma. Possiamo dire dove? Possiamo dire dove, a Terre Roveresche, vicino a Villa del Monte, zona Sant'Ippolito.
Quindi ancora si gioca a calcio, però giustamente a 40 anni bisogna anche prepararsi il terreno per il futuro. Esattamente. Benissimo, grazie ad Antonio Ceccarini, allenatore dell'Urbino, grazie a Daniela Dallabona, che è capitano di questo Urbino, oltre che uno degli elementi più rappresentativi. Noi ci rivediamo tra qualche attimo. C'è una ragazza in città che va di fretta, talmente di fretta che pare che a livello nazionale nessuno riesca a tenere il suo ritmo. Questa ragazza l'abbiamo questa sera ospite, si chiama Alice Pagliarini. Benvenuta. Grazie. Alice Pagliarini, velocista che corre per l'Atletica Tech Fanfano, di cui è presidente Alfredo Delia. Eccolo qua, benvenuto. Buonasera, grazie. Presidente, nonché nonno, ma della conduzione familiare della società che sta sviluppando l'Atletica Fano. Ci occuperemo ampiamente nel corso di questo spazio, per il momento concentriamoci sulle imprese di Alice Pagliarini, una freschissima al Pala Indoor di Ancone. Prego alla regia di mandare in onda le immagini della batteria, credo, della competizione che hai appena affrontato. Hai stabilito il nuovo primato nazionale Under 18 sui 60 metri piani indoor. Ecco qua la tua performance, ti chiedo anzitutto se è un risultato preventivato, se cioè arrivavi questa competizione nella consapevolezza di poter centrare un risultato di questo di questa portata, oppure è stato per certi versi inaspettato? Allora, da una parte me l'aspettavo, perché comunque quest'inverno ho lavorato bene, negli allenamenti si vedeva che comunque questo risultato ce l'avevo nelle gambe, che potevo farlo, e quindi quando ho visto il tempo sul display me lo aspettavo, ma da una parte comunque è stata anche una sorpresa, perché alla fine il record italiano era 7.44, io sono addirittura scesa sotto i 40. E ricordiamo, in batteria 7.39 e poi in finale 7.38. Esatto, e poi inoltre il 7.38 era un tempo che avevo nella testa già da tempo, che era proprio quello, dicevo, io se farò proprio il record, 7.38. Sì, se farò il record farò 7.38. E ragazza con le idee chiare. E quindi niente, è stato un momento molto bello, ero molto felice. Una performance che tra l'altro seguiva praticamente di una settimana, un altro eccellente risultato sul piano cronometrico, sempre ad Ancona, sempre al Pala Indoor, ma che viene dopo comunque una serie di risultati altrettanto probanti che avevi inanellato nel corso della stagione all'aperto. E a questo riguardo andiamo a vedere cosa ha combinato Alice Pagliarini, che ricordiamo compirà 17 anni il mese prossimo, marzo. Esattamente, quindi ovviamente i risultati di cui stiamo raccontando si riferiscono alla sua categoria. E allora vediamo questa che è, credo, la finale dei Giochi Olimpici Giovanili che si sono disputati in Slovacchia la scorsa estate. Eccoti inquadrata, prova in questo caso dei 100 metri piani. E allora raccontaci le sensazioni di quel momento, come sei arrivata a quell'appuntamento e se alla fine anche lì hai ottenuto il risultato che avevi in testa. Allora, io poco tempo prima ho partecipato agli European Under 18 e lì sono andata benissimo, quindi sono arrivata qui ai Giochi Olimpici in forma e ero un po' ansiosa, perché comunque io sono arrivata lì come favorita e quindi diciamo che un po' tutti si aspettassero che io vincessi, e ovviamente io volevo vincere, e quindi è stata un'emozione. Anche lì hai ottenuto il tempo che avevi in mente, oppure ci siamo tenuti distanti? Ma mi sono avvicinata al mio personale che avevo ottenuto agli europei, quindi alla fine sono stata contenta lo stesso, anzi sì, molto contenta, ho ottenuto 11.69, io come personale ho 64, è stata una bellissima gara, mi sono divertita tantissimo. E un'emozione davvero unica. E qui credo che ci siano le congratulazioni di Francesco, sì, giusto? Del quale parleremo più avanti nell'ambito appunto di questa gestione familiare dell'Atletica Fanese che sta producendo risultati così significativi. Rivediamo ancora le immagini di questa prova dei 100 piani che ti ha regalato l'oro, e tra l'altro tra poco avremo modo anche di ammirarti con la medaglia al collo
in una istantanea al termine di questa gara all'interno di questi giochi olimpici giovanili che raccoglievano velociste da tutta Europa, mi pare. Sì, le migliori d'Europa. Della categoria under 17. Eccoti qui con la medaglia al collo, non è stata l'unica perché poi hai ottenuto anche quella nella prova di staffetta, sì. E anche in questo caso abbiamo un'immagine che ti ritrae con le altre compagne della nazionale con cui puoi festeggiare questa ulteriore affermazione. Giochi olimpici giovanili che però sono arrivati a distanza di poco dalla tua partecipazione ai campionati europei under 18 che si sono disputati a Gerusalemme. E allora anche in questo caso possiamo rivivere insieme a te le emozioni di questa competizione che raccoglieva appunto le migliori velociste in ambito europeo. Eccoti qua impegnata, credo che sia la semifinale di questa prova dei 100 piani, sì. In cui era in palio la partecipazione alla finale. Ti vedremo impegnata tra poco. Come invece hai interpretato questa manifestazione e se hai ottenuto alla fine quello che credevi di poter ottenere? Allora, è stata un'esperienza bellissima, la mia prima maglia azzurra, la mia prima esperienza in nazionale. E, sono felicissima di come ho affrontato la gara, di il risultato che ho ottenuto il mio personale sui 100, sono felicissima di essere arrivata in finale, il mio obiettivo era proprio quello di cercare di entrare in finale e dopo la semifinale quando ho visto di essere arrivata seconda e quindi mi ero qualificata diretta in finale, infatti si vede, sono stata... Non nascondi la tua soddisfazione. Diciamo sono stata così. Veramente contenta, ho pianto di gioia, è stata un'esperienza bellissima e... Ancora a volte mi emoziono. Cosa chiedevi a quel punto alla finale che seguiremo tra poco? Non ho capito. Cosa chiedevi alla finale, cosa ti aspettavi a quel punto dalla finale? Una volta centrato il traguardo che era partecipare, no? L'altro obiettivo era quello magari di provare a migliorare il tempo, poi la posizione alla fine, cioè, puntavo ovviamente magari a provare al podio, però la quinta posizione... Benissimo, perfetta, sono stata molto contenta. Eccoti qua impegnata, quali sono in ambito under 18 le atlete più forti su questa specialità? Allora, io non mi li ricordo, però comunque qui ci sono atlete davvero forti. Mi pare l'inglese che ti ha battuto anche in semifinale, sia particolarmente competitiva. La Goodison, se non vado errato. Sì, è andata molto forte in entrambe tre le prove, anche la tedesca che prima della gara aveva il tempo migliore e anche tutte ragazze fortissime. Questa prova mi pare di capire a livello delle primissime fino ai 60 metri, poi forse ti è mancato qualcosa? Ma non saprei, forse ho perso anche un pochino in partenza perché ero comunque molto agitata, ad esempio le partenze nella battaglia nella semifinale sono state migliori rispetto alla finale, però diciamo che ci sta, cioè comunque va bene. Beh certo, direi che ci si può accontentare. Alice Pagliarini che adesso si pone ulteriori obiettivi, c'è un calendario molto fitto di appuntamenti anche nel breve termine mi pare di capire. Sì, l'11 e il 12 febbraio parteciperò ai campionati italiani under 18 e la settimana dopo parteciperò anche a quelli assoluti e poi dovrei partecipare a, se tutto va bene, dovrei partecipare ad una competizione nazionale indoor, un quadrangolare che si svolgerà in Francia e quella è una competizione under 20, quindi categoria più grande della mia, però per il momento con i miei tempi dovrei rientrarci e poi da lì comincerà la stagione all'aperto dove parteciperò di nuovo ai campionati italiani e riparteciperò ai giochi olimpici europei, agli EIOF che si svolgeranno quest'anno a Maribor, sì, in Slovenia e dove punterò a un'altra vittoria. Ad un altro risultato, insomma, di un certo livello. E poi dovrei partecipare agli europei under 20 a Gerusalemme. Hai detto della gioia di vestire la maglia azzurra, di rappresentare l'Italia. Credo che sia un'esperienza che appunto hanno il privilegio di vivere in pochi e che uno si porterà dietro per tutta la vita, al di là di quelli che saranno i traguardi successivi. Sì, è stato veramente stupendo.
L'anno scorso è stato un anno veramente pazzesco, pieno di emozioni bellissime, poi tutte insieme. Così. Ma mi pare di capire che anche il 2023 non sarà poi così male, insomma, poste le premesse. Alice Bagliarini, da quanti anni fai atletica? Allora, seriamente, diciamo 4-5, più o meno. Non dove, ti far suggerire. Dove mi alleno seriamente, l'ho preso proprio sul serio. All'inizio invece, quando ero più piccola, ho fatto qualche garetta, però non mi allenavo perché comunque inizialmente non mi piaceva tanto come sport. E infatti io volevo fare danza. E ho iniziato atletica per caso partecipando a delle gare con la scuola e ho vinto questa gara e da lì ho detto forse... Allora, atletica per caso ma fino ad un certo punto. Sì, perché Alice Pagliarini è allenata dal papà Andrea Pagliarini, è figlia di Mita Delia che è stata atleta per lungo tempo, massima espressione dell'atletica fanese, insomma si mangia pane atletica in casa e questo naturalmente può aver inciso. Sì, sì, io ho vissuto nel mondo dell'atletica da sempre, cioè ci sono nata, quindi ovviamente un po' sono stata spinta da questo, però alla fine neanche troppo perché il mio interesse al momento era altro. È proprio stata dopo questa gara dove io ho visto che ho vinto e anche con un tempo comunque abbastanza buono, allora da lì ho cominciato il mio percorso e adesso sono arrivata qui. Detto fra noi, perché non ci sente nessuno, com'è questo papà allenatore? Bravo, bravo, dai. Io sono molto contenta di essere allenata da mio papà, perché comunque qualsiasi tipo di problema ho, posso parlarne con lui tranquillamente e... oddio, piango. Arriviamo a questo punto, no, non volevo arrivare appunto a questo punto. No, dicevo questo perché a volte essere allenati dal proprio genitore, ci sono molte esperienze in questo senso nella storia dello sport, non è stato così semplice anche per le atlete che hanno dovuto seguire appunto le indicazioni del proprio papà allenatore, ma mi pare che in questo caso l'esperienza sia decisamente diversa, come attestano le tue lacrime. Per quel che riguarda invece la compatibilità di questo tuo impegno, che è molto severo, molto importante, con l'attività scolastica, riesci a conciliare bene le due cose? Sì, sì, io riesco ad organizzarmi abbastanza bene con le due cose. Il pomeriggio mi alleno e la sera la dedico tutta allo studio. Poi comunque io faccio uno sport che mi piace, frequento una scuola che mi piace. Si tratta del liceo artistico? A Polloni, mi pare sì. Di aver capito che c'è molta comprensione da parte dei tuoi insegnanti. Sì. E anche apprezzamento per l'attività che svolgi fuori dalle aule. Sì, sì, sono molto contenta dei professori che ho avuto perché hanno, diciamo, capito la situazione, quindi non mi fanno pesare troppo il fatto che io debba essere sempre pronta, comunque mi aiutano con le interrogazioni e poi sono buonissimi, sono bravissimi, capiscono qualsiasi cosa. Se io non dovessi riuscire a studiare perché ho avuto un allenamento lungo, loro lo capiscono, lo comprendono e non creano nessun tipo di problema. Anche questo non sempre accade ed è importante invece che ci sia appunto questo clima di collaborazione. Ora ad Alfredo Delia chiedo di allargare il discorso, perché lui è nonno e presidente dell'Atletica Tecfenfano, ma come presidente è chiamato un po' a rendicontare l'attività che ha avuto un impulso notevolissimo negli ultimi 3 anni e mezzo, 4, da che appunto Andrea Pagliarini ha assunto, diciamo, la gestione sportiva della società che per anni ha cercato di tenere alto il vessillo dell'Atletica Fanese pur tra mille problemi. Come si è sviluppata questa attività? Perché anche altri ragazzi sulle orme di Alice si stanno distinguendo e lo hanno fatto anche in questa recente competizione indoor. Quindi sì, dal 2019 circa sono tornati da Roma mia figlia e il marito Pagliarini, lui allenatore delle Fiamme Gialle del settore giovanile, quindi grande esperienza, grandi prospettive e ha preso in carico, diciamo, quello che era... quel poco che era rimasto dell'Atletica Fano. Ricordo che noi abbiamo preso l'Atletica Fano dal 1987, prima era gruppo podistico, poi ci siamo trasformati in Atletica Amatori, alla fine Atletica Fano. La vecchia Atletica, diciamo, di Claudio Patrignani. Abbiamo tenuto stretto, anzi abbiamo ricordiamo campione italiano dei 1500 certo, metri negli Claudio anni 80. Patrignani, campione italiano dei 1500, certo. E ha partecipato anche a competizioni ai massimi livelli. Ha fatto le Olimpiadi a Los Angeles, sì, un grandissimo campione senz'altro.
E abbiamo tenuto duro pur di portare ricordiamo avanti... Ricordiamo anche Massimo Ceresani, che è stato suo partner nei decenni. Abbiamo tenuto duro, io e il collega Massimo Ceresani, abbiamo organizzato ben 14 campionati italiani nella pista di Fano, purtroppo adesso è tutta rovinata. Ne parleremo tra poco. E abbiamo tenuto duro la speranza che tornasse mia figlia o il marito. E la cosa si è avverata in maniera eccezionale, anche se qualcuno tra incomprensioni... Non c'è rimasto, parlo di Massimo, Massimo è andato via, non si capisce perché, ma comunque non la vedeva secondo le sue visuali. E devo dire che mia figlia e il mio genero hanno tirato avanti da matti, cioè abbiamo stravolto tutto quello che era stato fino a quel momento. Quanti ragazzi attualmente potete contare? Ah, ci abbiamo oltre 190 ragazzi. Quasi 200. C'abbiamo la fascia scuola d'età dai 5 dai 5 anni in su. Abbiamo la scuola d'atletica che è molto frequentata, tra virgolette, un aiuto ce l'ha dato il Covid. Quindi nel male ci è arrivato un qualcosa di buono, perché l'attività all'aperto insomma era ricercata dopo quel periodo lì. Quindi un grande numero di iscrizioni, grandi attività, ricerca di istruttori, abbiamo formato degli istruttori. E tiriamo avanti con, non dico qualche difficoltà, anzi dà anche piacere vedere tutta questa gente al campo, non si era mai vista. Arrivano i risultati, niente affatto casuali, proprio in occasione della memoria giovanile al Pala Indoor di Ancona il fratello di Alice, Francesco, e prego di mandare in onda le immagini, ha ottenuto, imponendosi nella gara dei 60 piani, il primato regionale di categoria che resisteva da 20 anni e che era tra l'altro ascrivibile ad un esponente dell'atletica fanese come mi pare Matteo Ravagli, giusto? Marco Ravagli. Marco Ravagli, mi pare. Marco Ravagli, sì. Ecco qua la prova di Francesco che mostra i muscoli, che poi andrà a festeggiare, vedremo tra poco, proprio con Alice e il papà. Come vivete questo rapporto con il fratellino? C'è competizione fra i due oppure sanissima rivalità, sanissima collaborazione? No, noi abbiamo un bel rapporto, lui è contento per me quando faccio buoni risultati, io sono contenta per lui. In allenamento qualche volta giochiamo con un po' di competizione, su vinco io, vince lui, però ci divertiamo, abbiamo un bel rapporto, su questo non c'è gelosia, non c'è troppa competizione. Chi altri si sta facendo notare in questo periodo in modo particolare? In modo particolare abbiamo altri due ragazzi abbastanza forti, Spuri Matteo, che è una promessa, è sceso a 6,88 nei 60 piani, quindi ottimo tempo, quindi roba nei 100 piani dovrebbe fare intorno ai 10,60, anche meno. E Mattia Rinaldi nei 400, fortissimo anche lui, quindi parliamo a livello indoor di 49 secondi circa, quindi l'aperto sicuramente è andato sotto i 48, siamo lì. E ci abbiamo anche altri ragazzini di varie categorie, abbiamo Lepini nella velocità, nel mezzofondo, ce ne sono tanti che stanno venendo fuori. Quello che volevo segnalare, cioè chiede Ramo, capisce cosa vuol dire il 6,93 di Francesco o il 7,38 di Alice, ma quelli che non sono del Ramo sentono dei numeri. Cioè, sì, ha fatto un gran tempo, sì. Però nel momento in cui si dà conto di un primato nazionale, di un primato regionale, magari ma anche... Ma è una cosa fuori dal comune. Il meno coinvolto. Cioè, io che sono il nonno, dico... Intuisce che si tratta di qualcosa di particolare. Sì, quello senz'altro, però è una cosa stratosferica. Parliamo di cose stratosferiche, perché un ragazzo di 16 anni che fa 6,93 è impensabile. Cioè, l'ha fatto, è terza al mondo, è primo del 2007... Io non ci credevo, ho guardato le graduatorie della IAF, l'atletica internazionale, lei è prima. Insomma c'è da andare orgogliosi, chiaramente è un'attività che potrebbe trarre ulteriore impulso dalla ristrutturazione di un impianto, lo Zengarini, nato negli anni 80, imponente, maestoso, ma che si è trascinato sin dall'inizio qualche magagna notevole, in particolare la tribuna che ospita all'interno anche gli spogliatoi. Si trascina dei difetti dalla nascita, è stata dichiarata successivamente inagibile. Adesso c'è questo piano molto ambizioso, finanziato con 2,5 milioni dal PNRR, sì. Appalto entro marzo dell'anno prossimo, o meglio, entro marzo di quest'anno. Completamento dei lavori entro metà 2026, complessivamente l'opera di riqualificazione
Ammonterà a 4 milioni perché verrà realizzato anche un tunnel per l'attività sì. indoor, in particolare dedicato a velocisti e saltatori, ma ci potranno svolgere attività anche, credo, tiro con l'arco e scherma. Sì, sì. E c'è soprattutto da ripristinare il fondo della pista che al momento non consente, proprio perché deteriorato negli anni, di svolgere competizioni ufficiali. Sì, sì, molto molto deteriorato, ci sono addirittura delle bughe pazzesche sia nel rettilineo d'arrivo, addirittura dalla parte opposta all'ottava corsia è scesa quasi mezzo metro, quindi tutti i cordoli sono andati giù. L'acqua ha portato via tutto il sottofondo, quindi non è più possibile. E immagino che abbiate salutato con entusiasmo questo piano di riqualificazione. Senz'altro. Così significativo, perché Senz'altro. Parliamo di un investimento massiccio. Certo. E della creazione di una struttura al coperto che contribuirà a rendere Fano polo dell'atletica. Darà un impulso eccezionale sicuramente, e dovremo essere bravi noi altri dopo a incrementare l'attività. Quindi con organizzando anche di nuovo manifestazioni certo. di un respiro tale certo. che non si ricorda, appunto, proprio per i problemi della pista. L'ultima da decenni. È del 2011, l'ultima competizione fatta tra alti e bassi, e poi abbiamo dovuto smettere perché era impossibile organizzare. La tribuna, abbiamo notato ieri con la pioggia di ieri, con quelle piccole scosse, quel terremoto che c'è stato a novembre, anche quello di ieri, l'infiltrazione dell'acqua è aumentata in tantissimi altri posti che noi abbiamo messo tutti secchi per evitare che poi ricadesse nella palestrina, negli spogliatoi, eccetera. Ieri sono andato, ma ero. E confidiamo tutti che in un futuro che non è imminente perché si parla di 2026 per il completamento dei lavori, tutto questo venga confinato nel bagaglio dei ricordi. Certo, siamo alla fine speriamo. Di questo appuntamento con Sportissimo, ringraziamo Alice Pagliarini, grazie, ringraziamo Alfredo Delia, ringraziamo voi che ci avete pazientemente seguito e contiamo che lo facciate anche martedì prossimo.